Qui è Andrea Cuomo, Radio Vostok, in collegamento con Patrizia Cecconi, presidentessa dell'associazione Oltre il Mare da Gaza. Ciao Patrizia. Patrizia, Ciao Andrea, fa molto freddo, sì, fa molto, molto, molto freddo. raccontaci tutto. E allora, partiamo un po' da ieri, che è stata una giornata, diciamo, vissuta prevalentemente negli interni. Vale a dire, sono stata tutto il giorno a preparare materiale, a lavorare, insomma, sulle cose che sto facendo. E poi la sera, con un'altra compagna, che sta qui per alcuni giorni, di Vento di Terra, siamo andate a fornire un minimo, come dire, di sostegno psicologico nonché alimentare a noi e sostegno economico ad un piccolo ristorante della Striscia di Gaza. E forse avrei visto il post che ho messo su Facebook. Praticamente siamo andate in questo posto perché, come tu sai, io cerco di tirar fuori anche quelle cose che di Gaza non vengono fuori, e vale a dire gli aspetti tutto sommato più gradevoli e che sono anche quelli che disturbano molto di più l'assediante, perché sono una dimostrazione lampante che può fare quello che vuole, ma o usa la bomba atomica o non riuscirà mai a sterminare questo popolo, la sua voglia di vivere, la sua voglia di vivere bene. Siamo andati in una pescheria dove appunto i pescatori che riescono a tornare con il loro pesce lo portano giornalmente, e diciamo, annesso alla pescheria c'è un piccolo ristorante dove abbiamo mangiato del pesce ottimo. E ci hanno ringraziato non so dirti quante volte, anche perché eravamo in tre gli avventori, noi due ed un altro, e tu capisci che in una situazione in cui di soldi veramente non ne girano, il portare, anche se sotto forma, se vuoi poi per noi gradevole perché andavamo a cena, insomma, no? Portare quel minimo di sostentamento, far girare l'economia, come diceva un brutto slogan di un po' di anni fa in Italia. Portare questo minimo di sostentamento è chiaramente una sorta di quasi quasi regalo, anche se poi il regalo l'abbiamo avuto noi perché abbiamo mangiato del pesce veramente ottimo. E ieri niente, la giornata poi si è conclusa arrivando in casa, trovando che la luce non c'era, recuperando poi in qualche modo, vabbè, diciamo, non mi lamento perché vedendo la situazione degli altri non posso che ritenermi fortunata qui, in Una fondo vera sono. avventura. No, no, guarda, non più di tanto, non credere, non, diciamo che certo starei meglio in questo periodo in un posto riscaldato, questo è sicuro, però ecco, non è una cosa particolarmente pesante, almeno insomma non per me, che ti devo dire. E comunque niente, tornata a casa, preparata ancora un po' di materiale e poi stamattina invece sono andata a nord della striscia e a vedere un po' alcune situazioni sicuramente positive, che sono quelle che io vado cercando, e però con un ricordo incredibilmente negativo. Avrai delle foto in nottata in cui vedrai soltanto fango e magari ti chiederai perché ci metterò le didascalie, altrimenti ti chiederesti perché questa mi manda le foto col fango. Ti mando le foto col fango di quello che una volta era mi pare che si chiamasse il villaggio dei bambini, non mi ricordo, una grande scuola, un grande asilo costruito dall'Associazione Italiana Vento di Terra con anche finanziamenti internazionali, e che è stato non solo raso al suolo, se ne parlò allora 2 anni fa, cioè 2 anni, insomma un anno e mezzo fa scarso, e non solo è stato raso al suolo dalle bombe, ripeto, era un asilo, un asilo nido. Ma ci sono passate le ruspe a togliere ogni possibilità, anche proprio con una, come dire, una ferocia, un accanimento anche sul piano psicologico, togliere ogni pietra, far capire che là non sarebbe più sorto un asilo per i bambini Yazawi. Si sbagliano, perché risorgerà, ancora però è soltanto fango. E invece la situazione bella è una cooperativa di donne, che lavorano facendo manufatti artigianali che non sono soltanto quelli abituali delle donne, vale a dire il ricamo, la bambolina e così via, ma c'è una falegnameria al femminile. E queste donne quindi nella falegnameria lavorano con seghe elettriche, trapani e così via, e costruiscono piccoli oggetti e giocattoli, e quindi oggetti per bambini e non soltanto, anche oggetti per la casa, in legno.
Il costo di questi oggetti è veramente minimo e sono molto carini e quindi abbiamo comprato qualcosa sia per sostenere questa forma di economia, sia per portarli in Italia e far vedere che comunque, nonostante tutto, si riesce anche a fare questo. Le donne Gazawi fanno anche il falegname, che non è una cosa, un'attività molto diffusa tra le donne in genere. E poi sono andata a visitare un po' di case, tra cui quella della ex direttrice, dico ex, lo sarebbe ancora, no, ma non c'è più l'asilo, quindi l'ex direttrice dell'asilo. Una casa molto povera, come sono tutte le case di questa zona, o quasi tutte, anzi, perché le chiamo case, non lo so, diciamo sono baracche, prevalentemente in lamiera. Le case rimaste, e anche di questo avrai le foto in nottata, portano ancora tutti i segni delle pallottole e io non vado a fotografare macerie perché arrivano dappertutto, le abbiamo, le conosciamo. Come sai, cerco di andare più sulla situazione del quotidiano, della banalità, se vuoi, perché poi è quella con la quale ci si confronta tutti i giorni, no? E quindi queste case sono baracche in lamiera prevalentemente, perché le case appunto sono state distrutte, però con una loro dignità. Intanto va bene, il tappeto qui è diffusissimo, certo, a volte insomma chiamarlo tappeto è una parola grossa, altre volte invece è un tappeto, vero? E mi sono trovata in una di queste case, quella appunto dell'ex direttrice dell'asilo, mi sono trovata nella giornata del pane, stavano preparando il pane, sotto gli occhi di uno dei tanti quadri che stanno più o meno in tutte le case, vale a dire quello che ritrae il martire di famiglia, un ragazzo ucciso a 19 anni, non ora, ma qualche anno fa, ora ne avrebbe 23-24, quindi qualche anno fa. E la cosa molto carina che mi piace segnalare è che questo ragazzo si chiamava Ibrahim e seduti a terra tra materassi, pane, come dire, in preparazione e così via, c'erano due piccolini, due gemellini, uno dei due ovviamente si chiama Ibrahim, è la vita che continua. Quindi un Ibrahim che vigila virtualmente sulla preparazione del pane in questo stanzone che serve da tutto, serve da cucina, serve da sala da pranzo, serve da sala da stanza da letto e così via. E quindi la foto del martire che non si dimentica mai, che sta lì e guarda, e la foto del piccolino che ha pochi mesi e che riporta il suo nome. Mi sembrava una cosa carina questa. E niente, la giornata, a parte questo, comunque è stata terribilmente fredda e piena, piena di acqua. E stiamo in una parte, diciamo, meno disgraziata, perché la parte peggiore è al sud, mentre al nord c'era fango, c'era acqua alta, c'era pioggia, però non ci stanno gli allagamenti a, diciamo, un metro e mezzo. Purtroppo stanno al sud e andrò domani e spero bene, insomma. E niente, ecco, questa è un po' la mia cronaca quotidiana. Poi sono tornata e ho tenuto la mia lezione di italiano parlato, che va alla grande, e sono veramente molto fiera di questo perché questi studenti in pochi giorni di lezione ormai conoscono qualche centinaio di termini e stanno costruendo frasi parlando in italiano. Non sarà un italiano splendido, ma un italiano sicuramente migliore di quanto può essere il mio inglese, per esempio. E anche se c'è ancora una limitazione di termini, sono molto felici di sapere che presto potranno varcare virtualmente l'assedio con un volgarissimo WhatsApp o così, uno Skype, parlando con gli amici italiani dall'altra parte del mare. Questo è la dimostrazione del fatto che Israele non potrà mai, quello che ho detto all'inizio, lo ripeto ora, non potrà mai, a meno che non voglia usare la bomba atomica, distruggere questo popolo. Ok? Se Ok, hai qualche Patrizia. domanda da farmi, Sì. altrimenti ti lascerei, andrei a provare a scaldarmi un pochino più in là. Giusto una domanda che può sembrare scontata. Noi qui abbiamo la protezione civile in caso di allagamento, abbiamo alcune tutele, alcuni strumenti di salvaguardia. Lì invece a Gaza. Gaza è in emergenza continua, che ti devo dire. Non, quando si creano allagamenti terribili come quelli che vengono provocati spesso da Israele quando apre le dighe e allaga tutta la parte centrale, no? Che la parte centrale di Gaza è una sorta di, come dire, di conca, e quindi va l'acqua e
lì si arriva anche a 3 metri, e lì immediatamente scatta, per come può scattare, la sicurezza, vengono evacuate subito le famiglie, però il resto, quando l'acqua ti arriva soltanto al polpaccio, non si considera neanche emergenza. Questo è un fatto. Comprendo. Ah, dire invece una cosa, che i bimbi beduini del villaggio dove stavo, il villaggio si chiama Umm al-Nasser ed è un villaggio del distretto di Betalia, e i bimbi che correvano senza scarpe, non correvano senza scarpe in mezzo alla pioggia e tra le pozzanghere perché non hanno le scarpe, in realtà neanche ce l'hanno, ma questi bambini non le vogliono. Nel senso che il loro senso di libertà è anche correre senza le scarpe nell'acqua. Ce l'avevo anch'io quando ero piccola, solo che mia madre mi gonfiava di botte quando facevo questa cosa, e lì non c'è il tempo per dare uno schiaffo a un bambino che fa questa cosa. E loro, nonostante tutto, anche questa è un'altra manifestazione proprio di grande vitalità, nonostante il negativo, più negativo possibile, si divertono correndo e facendosi dispetti in mezzo alle pozzanghere. Tutto qua. Patrizia, prima di chiudere ci tenevo a dirti e a dire ai nostri ascoltatori che il quotidiano palestinese in questa trasmissione non sarà e non è mai banale perché uno dei fondamenti, una delle motivazioni per la quale è in linea il nostro diario da Gaza è per far avvicinare le due culture e rendere partecipi i nostri ascoltatori di una non differenza. Che non si parla a Gaza di persone soltanto annientate dalla guerra o soltanto tra le macerie o soltanto nella povertà, ma si parla di una vita che Certo. resiste ed è lì che il quotidiano è importante quando riesce a trovare, nonostante l'assedio, la sua frequenza, la sua naturale frequenza, il suo ripetersi quotidianamente per quanto è possibile. Siamo perfettamente sulla stessa lunghezza d'onda, infatti. E ti ringrazio, anzi, di dare questa opportunità di questo raccontare il quotidiano così, come si racconta il quotidiano. Senti Andrea, io ti saluterei perché potrei morire congelata se non mi sposto da questo posto che è quello in cui posso prendere Skype. E quindi vado in un angolo in cui abbiamo una stufetta da condividere, se, sempre che tu non abbia altre Sì, domande. tutelandoti da un'ipotermia, Radio Vostok ti saluta. Ciao, ci sentiamo nei prossimi giorni, domani o quando tu vuoi. Ciao Ok? Patrizia.